Interventi attesi da anni, importanti e necessari, con infrastrutture primarie al servizio dei cittadini che finalmente saranno soddisfatte. Ad Ortona e con particolare attenzione alle numerose contrade di cui il territorio comunale è caratterizzato, via libera a nuovi tratti fognari e rete di gas metano. In particolare il primo progetto prevede la realizzazione di nuovi tratti fognari in contrada San Donato, un progetto che vede la compartecipazione della Sasi con un importante contributo finanziario, dunque un lavoro di squadra tra enti per lo sviluppo del territorio. Il progetto, redatto dal geometra Altobelli, prevede un impegno finanziario di 385.000 euro con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Il secondo intervento sul territorio riguarda la rete gas metano, con un prolungamento importante a Villa Rogatti, a Caldari Stazione, a Lido Riccio. Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione. Ortona è una città senza periferie, perché Ortona ha una morfologia molto particolare, un territorio molto esteso con 54 frazioni dove purtroppo non ancora vengono che non ancora sono fornite di tutti quei servizi di cui hanno bisogno. Noi abbiamo realizzato una progettualità che purtroppo ha bisogno di tempo, però abbiamo fatto in questi anni quello che potevamo fare, sia per quanto riguarda la rete fognaria, per quanto riguarda il metano. Stiamo partendo a Villa Rogatti anche con un altro tratto di rete metanifera. L'abbiamo fatto con un grosso intervento che stiamo ancora portando avanti con l'estensione della pubblica illuminazione, con l'efficientamento energetico su tutto il territorio. Insomma, credo di aver realizzato gran parte di quello che era il nostro programma. Certamente bisogna dare continuità e soprattutto non far sentire i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Noi, la nostra politica è sempre stata così, abbiamo amministrato impegnando il nostro bilancio sempre metà per quanto riguarda il centro urbano e metà per quanto riguarda le frazioni. L'abbiamo fatto con le strade, l'abbiamo fatto con i servizi, l'abbiamo fatto anche con gli arredi.